Il tono di voce aziendale è l'espressione della personalità di un brand e quindi quando dobbiamo codificarlo, dobbiamo chiederci qual è la personalità del brand per poi darci delle regole linguistiche più che altro che rispettano e che traducono, diciamo, quella personalità in frasi, espressioni, in modi di dire, eccetera. Nel lavoro sul tono di voce io ho creato un modello che non solo definisce alcuni toni di voce, che è la cosa meno importante in realtà, perché a me non piace partire con dei tratti di personalità già fatti, bisogna crearli da zero, perché nessuno ha una personalità monodimensionale, no? Nessuno è solo sofisticato o elegante o ironico oppure professionale, siamo un miscuglio, no? Una persona potrebbe essere ironica, sofisticata con un tocco di informalità, ad esempio. Ecco, questo potrebbe essere già una personalità più rotonda. Quindi nel mio modello ho preso dei tratti di personalità principali e tra l'altro li ho accorpati insieme proprio per dire che sono delle sfumature e che non è importante sceglierne uno e soltanto uno. E poi ho cercato di farlo vivere facendomi delle domande, le domande che poi facciamo anche alle aziende, cioè ad esempio se fosse una persona o se ti dovesse ad esempio ispirare o sfidare. Lo vediamo insieme così puoi avere una guida su come creare o migliorare, perché no, un tono di voce aziendale. Allora, questo è il mio modello. Quindi, la prima riga è sui toni di voce, no? Quindi istituzionale, professionale, scherzoso, divertente, informale, amichevole, colloquiale, elegante, sofisticato, forte, ruvido, ribelle, pensa Nike ad esempio, e pomposo, grandioso, pensa Apple o a Sony, no? Che hanno un carattere che porta all'eccellenza, che descrivere i loro prodotti come se fossero il non plus ultra. In realtà poi spesso lo sono, perché ovviamente ci deve essere poi allineamento tra la personalità e il brand, ovviamente. Non possiamo inventarcela così, la personalità e il tono di voce. E poi allora mi sono fatto delle domande. La prima domanda è questa: se fosse una persona, no? Una persona professionale, cioè un brand professionale, come potrebbe essere l'università, no? Un'università come potrebbe essere la Bocconi. Come sarebbe se fosse una persona? Ho cercato di inserire, diciamo, delle caratteristiche, come ad esempio è intelligente, sa il fatto suo, si veste bene e ispira fiducia. Questo si veste bene è ovviamente metaforico, si veste bene vuol dire che ad esempio nel testo, nella lingua, crea una lingua bella, una lingua professionale sicuramente, ma non burocratica, non impersonale. È questo che intendo con si veste bene. Ok, questo ti dà già delle idee su come parlerebbe una persona che è intelligente, sa il fatto suo, si veste bene. Scherzoso e divertente, beh, è facile, no? È una persona solare, ottimista, ma anche ironica e graffiante, potrebbe essere anche graffiante, perché no? Un peperino pronto a stupirti. Ecco, questo ci dà l'idea subito che il tono di voce cambia completamente, no? Questa persona parlerà magari con delle interiezioni, potrebbe dire wow, che bello, fantastico, direbbe fantastico invece di bello. Potrebbe usare i punti esclamativi, non troppi, perché i punti esclamativi sono delle scorciatoie per dare un po' di pepe al tono di voce, ma insomma sono un po' dei cliché. Poi il tono di voce informale, amichevole, colloquiale, la persona è piacevole, piena di positività, ma anche pratica, no? Ha il gusto per le cose semplici, quindi ad esempio ha un linguaggio più semplice, okay, rispetto allo scherzoso e divertente. Perché? Perché appunto è una persona informale, amichevole, che vuole portarti al risultato. Il tono di voce elegante e sofisticato è raffinato nei modi e nei gusti, non è capace di farti immaginare, immergere in esperienze uniche. E qui appunto ti parlerà soprattutto di esperienze. Pensa a Nespresso che ti fa sognare quasi con la sua esperienza, ti fa sentire ogni aroma del caffè, te lo descrive, ogni scheda prodotto di Nespresso è un piccolo capolavoro di tono di voce. Forte, ruvido, ribelle, siamo un altro tono di voce, no? È perseverante, resiliente e determinata, con uno spirito guerriero che le dà coraggio, parlerà di vittoria, parlerà di sfida, parlerà di affrontare. Parlerà di paura, di coraggio, eccetera. Quindi un tono completamente diverso, delle parole completamente diverse. Vedi che iniziano a delinearsi i toni di voce. E poi
Il pomposo e grandioso è orgoglioso, è un po' perfezionista, no? Ti descrivi i dettagli, ma te li descrivi wow, come se fossero la cosa più bella del mondo. È appassionato dei dettagli e dell'eccellenza, ok? Quindi vai a vedere una descrizione di Sony, ti dice che ad esempio il televisore ha colori come se fossero reali, no? Però poi ti descrive anche l'interfaccia che c'è dietro, ti descrive anche la tecnologia, perché ti fa sentire che quella tecnologia è assolutamente fantastica. Ecco, questo è un esercizio che aiuta a iniziare a entrare nello spirito del tono di voce. E sotto ho messo altri punti che sono interessanti per noi per farci delle domande e quindi iniziare ad abbozzare il tono di voce. Ad esempio, qual è la filosofia, no? La filosofia di vita di questa persona. Quindi, perché? Perché questo ci permette di dichiarare alcune cose rispetto alle altre. Prendiamone una a caso, ad esempio. Filosofia di vita del personalità forte, ruvida e ribelle è questa: per conoscere noi stessi, dobbiamo superare i nostri limiti. Ecco, quindi già, vedi, superare i nostri limiti sarà una frase che ci sarà spesso. Oppure potrebbe essere appunto la sfida, no? Quindi non solo le parole in questo caso, ma anche se devi decidere che contenuti mettere online, beh, in questo caso la sfida contro la natura, te stesso, te stessa, contro qualsiasi altra cosa, insomma, contro la paura, ad esempio, sarà un tema interessante. Ecco, vedi che ti dà degli spunti anche sul content marketing, sui contenuti, diciamo, in generale. Poi, cosa ama e cosa odia? Questo è importante perché il tono di voce deve avvicinarsi il più possibile a una personalità umana e quindi la personalità umana ama e odia qualcosa. E questo è interessante perché entriamo nella parte più difficile per i brand. I brand non vogliono scontentare nessuno, questo è un errore gravissimo, perché diventano burocratici, impersonali, asettici, okay? Perché vogliono essere gli amici di tutti. No, i brand più forti scontentano, i brand più forti polarizzano. Nike a volte polarizza l'opinione pubblica, prendendo una posizione sul Black Lives Matter, ad esempio, è stata criticatissima per molte persone che hanno deciso di non comprare più Nike, poi magari compreranno lo stesso, ma insomma, ma Nike se ne frega perché quella è la sua personalità. Patagonia è un'altra che combatte contro, per l'ambiente e quindi, ad esempio, ha fatto una bellissima etichetta dei loro vestiti con scritto Vote the assholes out, banda fuori gli stronzi al governo, no? Quando c'era l'administration Trump. Ecco, questo è ovviamente ha scontentato quasi metà della popolazione americana che l'ha votato invece, ma chi se ne frega? Cioè Patagonia vuole prendere quella posizione. Ecco, vedi che in questo caso ci aiuta, questa domanda ci aiuta a capire come possiamo esprimere veramente la personalità del brand. Poi, se fosse una guida, questo è importante perché le ultime due sono importanti perché andiamo a pensare anche a quello che si chiama la buyer persona, cioè la persona che potrebbe comprare i prodotti e i servizi dell'azienda. Perché? Perché dobbiamo ricordarci che il prodotto vale poco, nel senso che la persona non compra di solito un prodotto così per averlo, no? Pensa a un trapano. La persona compra un prodotto, un servizio perché risolve un problema o dà un obiettivo, insomma perché la persona che è protagonista della sua storia vuole vincere qualcosa, no? Un problema, vuole superare un problema, vuole arrivare a un obiettivo. Quindi noi come brand non siamo i protagonisti, siamo le guide delle persone che sono le vere protagoniste. Nike non è la protagonista, è la guida delle persone, no? Le persone dice tu sei un atleta, tu puoi avere grandezza, le scarpe sono solo un mezzo per raggiungere quella grandezza, sono solo un mezzo, ok? Un mezzo importantissimo, ma sono un mezzo. E quindi queste due domande, se fosse una guida cosa farebbe e la trasformazione che vuole regalare a te al mondo, sono due domande rivolte alle persone esterne. Facciamo un esempio. Se fosse una guida professionale, no? Ti dà tutti gli strumenti per arrivare dove vuoi. Quindi ti dà tutti gli strumenti per arrivare dove vuoi, vuol dire che tu sei il protagonista, hai bisogno di strumenti, ad esempio un'università, dicevamo, oppure anche una, che ne so, un'agenzia di consulenza finanziaria. E quindi se ti dà tutti gli strumenti, cosa deve fare a livello di contenuti, ad esempio? Deve informarti bene, deve darti informazioni anche approfondite, deve renderti erudito erudita, cioè deve far sì che tu lasci il brand quando sei pronto, sei pronta con tutta la conoscenza che ti serve per arrivare al tuo obiettivo. La trasformazione è un'altra cosa, no? Noi non compriamo un prodotto
per il prodotto, come dicevamo, per la trasformazione che ci regala. Il trapano è magari usato per decorare la stanza del nuovo bimbo che è arrivato. Che orgoglio c'è dietro la stanza che io ho decorato, magari non per il bimbo, ma per la nostra nuova casa, no? Quando arrivano gli amici, vedono il salotto e dicono: cavolo, che bello, l'ho fatto io. No, veramente, l'hai fatto tu. Ecco, quello è quello che cerchiamo noi, la trasformazione. Non ce ne frega niente del trapano, anzi, non lo vorremmo neanche avere, a parte i collezionisti, insomma, quelli che vogliono quel trapano lì, ma insomma, nella maggior parte delle persone farebbero volentieri meno del trapano, ma quello trapano è uno strumento per la trasformazione. Quindi, ad esempio, in un tono di voce elegante, il brand vuole darti la consapevolezza che vale più dei diamanti, cioè vuole farti capire che la trasformazione che cerchi deve essere ambiziosa, oppure non nascondere la trasformazione che vuoi, regalati, no? Questa potrebbe essere una parola caratterizzante del brand: regalati momenti per te, momenti sofisticati, momenti eleganti, oppure pensa all'eleganza che hai anche dentro, alla bellezza che hai anche dentro, altra parola caratterizzante, no? Ad esempio di Dove, che parla di bellezza interiore. Ecco, questi, vedi, sono delle domande con delle risposte che io ovviamente ho dato, ma che poi devono essere rielaborate, per costruire la personalità e quindi l'espressione del tono di voce del brand. Questo modello lo trovi su Content University, ti lascio il link sotto questo video, puoi scaricarlo tranquillamente e utilizzarlo per i tuoi esercizi se sei copywriter, oppure per costruire o ricostruire il tono di voce del tuo brand. Se invece vuoi allenarti con il linguaggio, vuoi imparare a scrivere bene, vuoi diventare copywriter, Content University ha masterclass sul copywriting che ti invitiamo a guardare. Sono masterclass molto molto intense, approfondite, dove imparerai veramente bene a scrivere, soprattutto per il web, ma insomma a scrivere per il tuo brand o per il brand dei tuoi clienti. Vai pure a scaricare il modello e poi allenati per far vivere la personalità del tuo brand.